202 anni dell'arma dei carabinieri, cerimonia anche a Caltanissetta. Truffa su false fughe dal centro Pian del Lago, assolti i vertici dell'Arbatros. Challenger, proseguono gli incontri con un numeroso pubblico, soddisfatto il presidente Trobia. No all'accorpamento dei reparti all'ospedale Sant'Elia, rischio disagi per i pazienti. Concluse le Olimpiadi di quartiere, i bambini entusiasti dei giochi di strada. Tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. È iniziato questa mattina a Palermo, insieme alle rappresentanze sindacali di CGIL, CISL, UIL, SNALS e UGL, un percorso finalizzato all'individuazione in tempi brevi del bacino degli operatori ex sportelli multifunzionali che a seguito della norma approvata all'ARS potranno trovare collocazione nei nuovi servizi previsti dalle politiche attive del lavoro in Sicilia. Hanno espresso cauta soddisfazione nelle organizzazioni sindacali presenti per la concretezza con la quale si è dato vita ad un percorso che dovrà dare risposte al mercato del lavoro in Sicilia e agli operatori in attesa da troppo tempo di essere collocati. Per l'assessore al lavoro Gianluca Miccichè, in attesa della scadenza prevista per l'iter normativo approvato, abbiamo iniziato una produttiva interlocuzione con le forze sindacali al fine di individuare i criteri per l'accesso al bacino degli operatori degli ex sportelli multifunzionali, salvaguardando i servizi e i lavoratori. 202 anni dell'arma dei carabinieri, cerimonia anche a Caltanissetta. Anche a Caltanissetta si è tenuta la cerimonia per festeggiare i 202 anni dell'Arma dei Carabinieri. Il colonnello Gerardo Petitto, comandante provinciale dell'Arma, ha tracciato un bilancio dell'attività svolta dai militari nel territorio nisseno su più fronti, dalla lotta alla mafia al contrasto della criminalità diffusa, passando per la scoperta dei reati nella pubblica amministrazione. Ma la festa dei Carabinieri è servita soprattutto per ringraziare le donne e gli uomini dell'Arma per il loro impegno quotidiano al servizio dei cittadini. Da qui la consegna di encomi a chi si è distinto durante il servizio. Ma sentiamo un passo del discorso del colonnello Gerardo Petitto. Altro aspetto che già ha destato preoccupazioni e a mio avviso è foriero di ulteriori è il progressivo svuotamento dei centri storici, sempre meno abitati dalla popolazione residente e di pari passo occupati da immigrati stranieri, famiglie disagiate e persone emarginate. Ciò rischia di creare realtà avulse dal contesto sociale e cittadino e conseguenti sacche di illegalità. Quando siamo intervenuti in tali casi, abbiamo sensibilizzato le amministrazioni sulla problematica e offerto il nostro contributo, sempre in quell'ottica di sicurezza allargata e partecipata, della quale ci sentiamo parte e per la quale non ci sentiamo mai di dire è compito di altri. Indagini più o meno recenti, e purtroppo qui non si notano positive evoluzioni, evidenziano inoltre come sacche di inefficienza di alcuni settori della pubblica amministrazione siano funzionali a rendite di posizioni personali di certi amministratori e funzionari pubblici. Su tali aspetti, tra i più odiosi, poiché di fatto trasformano i diritti dei cittadini in favori che questi devono implorare, intendiamo orientare in particolar modo lo sforzo, in stretta sinergia con l'autorità giudiziaria, non disgiunta dalla costante attività di monitoraggio e dal continuo flusso informativo nei confronti della Prefettura, fulcro dell'azione di pungolo e stimolo per una vera buona amministrazione. L'impegno sin qui descritto si avvale dell'intervento dei reparti speciali che completano, integrandola, l'azione dell'Arma sulla provincia. Essi si occupano di tutelare beni e diritti percepiti dai cittadini con crescente e sempre più ampia sensibilità, dalla sanità degli alimenti, alla salubrità dell'ambiente, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, al libero godimento del patrimonio artistico. Tra questi segnalo l'azione in questa provincia del nulla di sofisticazione e sanità di Ragusa, che ha intensificato controlli e verifiche a carico di aziende di produzione e distribuzione alimentare, allevamenti e strutture ricettive, di ricovero e cura, nonché quelle del nucleo ispettorato del lavoro, a cui tengo in particolar modo, che in una provincia con forti difficoltà economiche come la nostra, opera affinché il taglio dei costi di produzione non venga scaricato sui lavoratori, con pericolo per la loro sicurezza e salute, nonché pregiudizio per la stessa dignità del lavoro e della persona.
Mi rivolgo ora ai carabinieri che ho di fronte e ai loro colleghi non presenti qui ma impegnati sul territorio provinciale. Vi esprimo un forte apprezzamento per l'opera quotidiana che svolgete, silente e preziosa, spesso sacrificata in termini di tempo e di impegno, comunque mai banale. Invito anzitutto me stesso e voi con me a considerare che la nostra opera affronta questioni delicate, entra nella vita delle persone. Il cittadino che a noi si rivolge o presso il quale interveniamo potrà avere mille ragioni, più o meno plausibili e più o meno condivisibili, ma in quel momento, se ha un problema, quello è il problema. Mai trattare con sufficienza, superficialità o approssimazione quelle questioni e non escludiamo mai che dietro il detto e il fatto possano celarsi dinamiche più profonde, violenze, soprusi o disagi che chi ci chiama non dice, ma urla dentro di sé. Truffa su false fughe dal centro Pian del Lago, assolti i vertici dell'Albatros. Il Tribunale di Caltanissetta ha assolto, perché il fatto non sussiste, quattro componenti della cooperativa Albatros dall'accusa di avere gestito in maniera irregolare il centro di accoglienza di Caltanissetta di Contrada Pian del Lago. Di associazione a delinquere, abuso d'ufficio e falso rispondevano la presidente della cooperativa Albatros Vincenza Vicino, il direttore Lanfranco Lapaglia e la dipendente Maria Pia Arcarisi, mentre l'operatrice Rosetta Lomaglio era accusata solo di falso. Secondo gli inquirenti, gli imputati avevano certificato un numero di presenze di migranti superiori rispetto al vero in modo da incassare somme maggiori dallo Stato per l'acquisto di cibi e vestiti da destinare agli ospiti. E con il denaro ricevuto avrebbero poi acquistato auto e appartamenti per se stessi, causando un danno economico allo Stato di 450.000 euro. Gli imputati si sono sempre difesi, sostenendo di aver utilizzato i fondi per portare avanti l'attività della cooperativa, che aveva l'appalto per gestire il centro di accoglienza. Adesso la soluzione. Challenger, proseguono gli incontri con un numeroso pubblico, soddisfatto il presidente Trobia che abbiamo intervistato. Con noi Michele Trobia, presidente del tennis club di Villa Medeo di Caltanissetta, organizzatore da 18 anni del Challenger, del trofeo internazionale di tennis qui appunto a Caltanissetta. Il Challenger ha preso il via giorno 4, come sta procedendo? Veramente bene, ed è la gratificazione di tante fatiche, di 7-8 mesi di lavoro, poi alla fine il pubblico che ci gratifica con la sua presenza. Qualificazioni con una presenza di pubblico straordinaria, prima partita di tabellone principale eccezionale, fino a ieri sera alle 10 pieno di gente alle tribune per una partita di cartello interessante che si è svolta in circa 3 ore, che è stata seguita fino all'ultimo momento, quindi di più non possiamo chiedere. Adesso speriamo che continui su questa scia, perché siamo più che soddisfatti di come sta andando veramente. Vi invitiamo a venire ogni giorno, ma vi ricordiamo che domenica la finale alle ore 18 sarà preceduta da un'esibizione di diversamente abili su sedie a rotelle, l'ingresso è gratuito. Lo spazio purtroppo è molto contenuto e limitato, abbiamo creato delle tribune supplementari, però insomma resta sempre uno spazio limitato, quindi vi aspettiamo e speriamo che tutti quanti ci si possa star bene dentro e vedere questa finale. Il team funziona al completo e tutti quanti fanno il loro dovere fino allo spasimo, fino al sacrificio di un giorno pesante a stare in piedi. Questa bella ragazza qui con me presente è una ragazza del liceo classico e il preside Collerone abbiamo firmato con la preside del liceo classico una convenzione nel quadro del rapporto scuola-lavoro, e faranno uno stage, hanno fatto già diverse ore di stage con noi e abbiamo formato questi ragazzi nei diversi ruoli e oggi abbiamo un team di più di 30 ragazze del liceo classico che collaborano con noi, ci stanno dando una bellissima mano d'aiuto e siamo grati e ringraziamo anche la preside Collerone per questa disponibilità a collaborare per questa manifestazione. Filippo Volandri, uno dei giocatori più forti in Italia degli ultimi 20 anni, sei stato a livello mondiale 26esimo, oggi sei qui al Challenger di Caltanissetta, cosa ti aspetti da questo torneo? Ma insomma vengo anche da un buon periodo sia all'internazionale d'Italia sia negli altri Challenger, ho fatto un paio di semifinali, quindi insomma, però andiamo sempre passo passo, insomma l'esordio è sempre difficile, quindi cerchiamo di vincere il primo match e poi vediamo, però sono molto contento di tornare qui a Caltanissetta, l'anno scorso sono mancato
e speriamo di far bene. No all'accorpamento dei reparti all'ospedale Sant'Elia, rischio disagi per i pazienti. No all'accorpamento di alcuni reparti del Sant'Elia per ragioni organizzative in vista delle ferie estive. Sulla vicenda interviene la segreteria aziendale e rappresentanti RSU del sindacato Nursind, che attraverso Svaldo Barba dichiarano: chiaramente una soluzione organizzativa che troverebbe ragion d'essere laddove il personale infermieristico in servizio all'ospedale Sant'Elia fosse notevolmente calato rispetto allo scorso anno. I numeri sono pressoché gli stessi e la volontà di accorpare alcuni reparti chirurgici e altri medici per reperire personale da impiegare in altre unità operative del nosocomio nisseno, secondo il nostro punto di vista, non sembra la soluzione ottimale. Secondo il Nursind, inoltre, notevoli potrebbero essere i disagi per l'utenza, che per diversità di bisogni assistenziali e di intensità di cura all'interno di una medesima unità operativa, potrebbero non trovare quel comfort e quei livelli essenziali di assistenza che, seppur con difficoltà, vengono comunque quotidianamente erogati all'interno dei singoli reparti. Senza considerare chiaramente le difficoltà notevoli cui si andrebbe incontro per la mancanza di personale di supporto in caso di gestione da e per le sale operatorie di pazienti chirurgici che sarebbero sottoposti ad interventi in complessi operatori situati in piani diversi, aggiunge Barba. Abbiamo fatto richiesta urgentissima di incontro con il direttore del presidio Raffaele Elia e il direttore dell'ufficio infermieristico Ferrara per un confronto nell'immediato al fine di trovare la soluzione più opportuna, tanto ai fini assistenziali quanto di organizzazione del lavoro. Concluse le Olimpiadi di quartiere a Caltanissetta, i bambini entusiasti soprattutto dei giochi di strada. Si sono concluse le prime Olimpiadi di quartiere 2016 organizzate a Caltanissetta, che ha visto coinvolti i bambini delle scuole e dei quartieri della città. Questa mattina al plesso scolastico Lombardo Radice la premiazione dei vincitori. Ad aggiudicarsi le prime Olimpiadi i bambini del comitato di quartiere Turati San Paolo insieme ai bambini che frequentano l'istituto scolastico Lombardo Radice. I ragazzini sono rimasti soprattutto entusiasti dei giochi di strada che loro non conoscevano, i giochi tradizionali. Io mi sono divertita, ho fatto rubabandiera, è stato molto divertente fare questi giochi. E devo dire che dà anche una grande, dà anche un grande entusiasmo fare questi giochi, perché tu ti diverti insieme ai tuoi amici, quindi è una cosa molto bella. Io mi sono divertita abbastanza, devo dire, e insieme a altre classi abbiamo giocato. È meglio fare questi giochi all'aria invece di stare con i telefonini, i computer. In collaborazione con il Comune di Caltanissetta, il CONI e i comitati di quartiere, l'anno 2016 le prime Olimpiadi di quartiere. Sabato in Corso Umberto si sono svolti i giochi di strada con la strumola, la corda, il fazzoletto, la campana. Quindi il nostro quartiere Turati San Paolo è stato abbinato al plesso scolastico della Lombardo Radice in piazza Uncheria con la professoressa Anna Maria Paccagnin. Nella competizione di sabato il Turati San Paolo con la Lombardo Radice si sono classificate al primo posto e abbiamo ricevuto una coppa, mentre la domenica a Pian dell'Agua, a Palaca al Tomaselli, allo stadio, si sono svolti tutti gli altri giochi, dalla pallacanestro, pallavolo, calcio, corsa. E lì il nostro quartiere, sempre con la Lombardo Radice, ci siamo classificati al secondo posto. Il regolamento, che è il punteggio del sabato, si aggiunge pure a quello di domenica, perché c'è il trofeo. Noi siamo risultati i primi e abbiamo vinto questo primo trofeo, come avete visto dall'immagine che è stato messo a disposizione dal CONI.
Grande soddisfazione per l'Istituto Lombardo Radice, per i risultati che abbiamo riportato, ma soprattutto grande soddisfazione per i nostri ragazzi che hanno riscoperto quelli che sono i giochi di strada. E, prima che appunto l'avvento delle nuove tecnologie, compreso l'iPad, la PSP, i videogame, li vedesse attori passivi di fronte a queste nuove tecnologie. E abbiamo trovato questo risultato una grande soddisfazione, perché ora vediamo i nostri alunni che durante la ricreazione invece, oltre a consumare la loro merenda, si dilettano anche nel provare e riprovare i nostri giochi di squadra. Quindi questo progetto ha avuto una valenza positiva, una ricaduta positiva sui nostri alunni, nonché su noi docenti e nonché familiari, perché abbiamo coinvolto anche i familiari dei bambini. Infatti abbiamo reclutato, come si suol dire, anche papà, genitori, nonni, che sapessero anche tirare soprattutto la strumola, data un po' gli anni che sono passati, insomma non è facile trovare bambini, e ora hanno riscoperto anche loro questo momento di condivisione con i loro pari, insomma. E adesso la rubrica Salute, che oggi vi parlerà di ansia. Ansia, un mostro con cui devono fare i conti, soprattutto in modo sproporzionatamente superiore rispetto alle altre fasce di età, gli under 35, sia maschi che femmine. A lanciare l'allarme è una ricerca dell'Università di Cambridge, che comunque ricorda: le donne in generale sono due volte più a rischio di disturbi ansiosi rispetto agli uomini. Lo studio ha anche rilevato che i cittadini di Europa occidentale e Nord America hanno maggiori probabilità di soffrire di ansia rispetto alle persone di altre culture. Sviluppo industriale, sì, dunque, ma a caro prezzo. I disturbi d'ansia, che spesso si manifestano come eccessiva preoccupazione, paura e tendenza ad evitare situazioni sociali potenzialmente stressanti, sono alcuni dei problemi di salute mentale più comuni nel mondo occidentale. E anche per oggi abbiamo concluso, vi lascio la rubrica Salute e Benessere, che oggi vi parlerà della crisi economica e di ciò che comporta per le famiglie. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione. La recessione e la disoccupazione fanno ingrassare i bambini. Per ogni punto percentuale in più di disoccupazione aumenta di 4 punti il rischio di sovrappeso di un bambino in età scolare. Lo rivela uno studio pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health e condotto negli USA. Secondo la ricerca si tratta di conseguenze importanti a lungo termine, perché spesso un bambino sovrappeso diventerà un adulto sovrappeso con tutto ciò che questo comporta in termini di salute. È emerso che nel 2008, ovvero all'inizio della crisi economica, il 28% dei bambini era sovrappeso. Questa quota è salita al 40% nel 2009, assestandosi al 37% nel 2012.